è che fare domande a Sanremo è difficile perché sono, c'è sempre una banalità. Cosa vuoi chiedere a Sanremo? Com'è questo Sanremo? È difficile trovare il punto originale. Davanti all'Ariston, aspettando appunto la sfilata di tutti i cantanti che arriveranno dalla parte alta del tappeto. Annalisa! Palica Ione! Grande Alex! DLG! Mauro Cruzzi! Gianluca Grignani! Nesli! Siamo qua, saremo, siamo contenti di essere qua, alla grande. Noi vi abbiamo visti ieri a Casa Sanremo, siete in metro allora? Siamo in metro, ciao! Ciao, allora, ciao. Cosa ne pensate di quest'aria frizzante di Sanremo? Guarda, è fantastico, noi è la prima volta che siamo qui, siamo emozionatissimi, è bello vedere gente, tutto a ritmo di musica, per cui... Molto stimolante. Molto stimolante, molto stimolante. Ho capito. Dei cantanti, diciamo, più conosciuti dalle persone più adulte. La città di quest'anno sicuramente Albano e Romina. Albano e Romina, come mai? Ma così, curiosità. Ciao ragazze, voi li conoscete gli Imagine Dragons? No, mi spiace. Sono gli ospiti internazionali di stasera a Sanremo. Lo sapevate? No. E di italiano chi tiferete stasera? Chi tifiamo? Il volo. Lei il volo. Io mi piace il volo. Okay. Vediamo che è una chitarra, quindi penso tu ti sei esibito adesso qui. Cosa, che brano, che genere di musica suoni? Allora, mi piace suonare più o meno tutte le canzoni, tranne forse quelle classiche che non mi attirano molto. E poi basta, cioè. Posso farti una domanda sulla capigliatura? Quanto ci metti più o meno a farla ogni mattina? Allora, un'ora e mezza per farla, però non è per tutte le mattine. Cosa ti piace di Sanremo? La cosa che ti piace di più? La clima, che qua almeno ci sono i sole, caldo, come l'altra parte che sono tanto freddo e non va bene. Qua stiamo bene. Io vi voglio chiedere se conoscete Conchita. No. Vi dico solo che è una donna con la barba. Ah, se ho visto la foto sul giornale, forse. E cosa ne pensi? Non lo so, ho visto solo la foto, non so niente di lei. Non ti piace? Cioè, boh, l'ho vista così di sfuggita mentre sfogliavo il giornale. Mi sento felicissima, finalmente. Benissimo. Cosa ti aspetti da questa serata e cosa vuoi portare di tuo sul palco? Io ho smesso di crearmi aspettative, prenderò quello che viene, io porterò soltanto un bel messaggio, un messaggio che quando ho scritto mi ha fatto tanto bene. Ciao TV Bucconi, un bacio. Una previsione molto veloce sui big, conosci i giovani? No, ti piace allora, qualcuno? Giovani non li conosco benissimo, infatti sono molto curioso nei prossimi giorni di ascoltare e di poterli intervistare. Per quanto riguarda i big sono davvero imparziale perché ho delle amicizie strette con dei legami con alcuni di loro al di là, dico, dell'aspetto professionale, quindi cioè proprio per me sono amici, quindi faccio il tifo, non posso dire chi è il favorito in maniera obiettiva. Secondo anno che la troviamo noi qua, lei viene spesso per strada, e come mai le piace venire qua a Sanremo durante questo periodo? Perché cosa c'è nel festival che la porta qua? No, dico la verità, è perché è l'unica settimana in cui in teoria uno come me che fa politica dura, inchieste eccetera, ha una settimana in cui si rilassa, stacca da Roma, da tutto il bailame, viene qua, poi sai, è anche importante perché io non so, domenica devo intervistare Rossio, ieri sono stata un'oretta con lei anche per entrare nella mente di una persona che non conosci, quindi comunque c'è la voglia di uscire dalla città di Roma, la voglia di tornare da queste parti da quando arrivò il ragazzo, poi alla fine stacchi un po', aiuta la mente, no? Ciao, buon Bocconi TV! Grazie!